Qui siamo nel piazzale dell'officina Fantozzi, ove viene scaricato dall'auto articolato trasportatore il Pershing M26, o meglio il rottame. Questa è la carcassa di un carro armato. Mia, questo è questo americano Pershing M26, o meglio un gran carcassone. Esemplare della Seconda Guerra Mondiale è giunto a Brescello grazie all'interessamento presso il Ministero della Difesa di un ex brescellese quale Japà Franco. La loro operosità parsimoniosa, disinteressata, laboriosa e tenace contribuirà a dare concretamente al museo di Peppone e Don Camillo quel carro, mia questo però, di Peppone e Don Camillo, quel carro che il Guareschi in un suo racconto prima e poi con un film rese famoso. Ed un encomio dovrà essere riconosciuto anche a tutti coloro che si prodigarono per il carro, ma particolarmente a Pulpin, che non contribuirà con un lavoro tecnico materiale ma morale, supportato però con ottime bottiglie di bianco e nero, le quali sapranno dare forza, vigore, coraggio e slancio ai tecnici del carro armato. Si sta caricando su un zatterone zattiano la carcassa del Pershing 26. Tutti sono affaccendatissimi, Migori Paris. I due pilastri della ristrutturazione del carro armato di Don Camillo e Peppone.